Radio Radicale, siamo in collegamento con Vincenzo Vita, presidente dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, per parlare con lui del rischio di un conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi a tutta l'Europa. Allora, lei in questi giorni è intervenuto su questo tema manifestando una certa sorpresa per il fatto che non nessuno era sceso in piazza per manifestare per la pace. Ma al di là di questo, le volevo chiedere se ritiene che il Parlamento in questa circostanza, al di là della piazza, si sia fatto sentire e cosa pensa del fatto che le piazze si riempiano per altri tipi di manifestazioni, come è avvenuto oggi con il fallimento della manifestazione dei Novax. Una certa disinformazione innanzitutto, perché il tema dell'Ucraina appare un po' come un affare diciamo da guerra fredda, ecco, come se ci fosse di nuovo il vecchio equilibrio del terrore, USA URSS, insomma il mondo è cambiato in tutti i sensi e quindi questo non invita alla mobilitazione perché sembra un affare di entità troppo grandi verso le quali non si può che avere un atteggiamento quasi di schieramento, ecco, come se fossimo ancora nell'età passata, insomma, si è fatto il riferimento, non so, alla crisi dei missili a Cuba. In realtà la cosa riguarda, come sappiamo, come sapete, l'Europa, riguarda da vicino i problemi anche economici, le forniture di gas, insomma, il tema dell'Ucraina è un tema che riguarda immediatamente il nostro vivere e la nostra persino quotidianità. E io ho trovato stupefacente, ecco, che anche il movimento pacifista sia stato silente e non sia entrato, diciamo, nel vivo di questa crisi che speriamo si possa risolvere in modo pacifico, anche se quando ci sono queste mobilitazioni così grandi, poi i rischi sono enormi. Ecco, lei ritiene che il Parlamento abbia svolto, il Parlamento italiano abbia svolto un'azione insufficiente in questo, al di là delle manifestazioni di piazza? E soprattutto le volevo chiedere cosa pensa del fatto che le piazze siano infervorate per altri motivi? Ma intanto il Parlamento mi pare che da un po' di tempo non abbia, diciamo, classificato i temi della pace e della guerra come prioritari. Mi sembra che non sia una stagione felice sotto il profilo delle questioni internazionali. C'è un governo italiano che, al netto di ogni giudizio storico, ma dà per scontato, ovvio, che l'Italia stia nel blocco occidentale, nella NATO. E poi il resto viene, quindi scarsissimo interesse alla possibilità di un ruolo autonomo dell'Italia. L'Italia ha una tradizione che, diciamo, si può riassumere così, anche nei periodi più antichi, quelli della Prima Repubblica, chiamiamoli così, pur stando nella NATO, l'Italia manteneva una qualche prerogativa di indipendenza di giudizio, soprattutto per quello che riguardava la propria, diciamo, entità, i propri interessi, così invece mi pare meno oggi e mi pare appunto che sia quasi delegata tutta la politica italiana ad organismi sovranazionali, in particolare in questo caso alla NATO. L'Europa a sua volta non batte un colpo, è purtroppo un altro elemento che va considerato. Comunque alla sua domanda rispondo no. Il Parlamento non ha per il momento dato segni adeguati. Poi il Senta. resto, le piazze, bah, insomma, si riempiono, si fa per dire, mi pare che ci siano molte manifestazioni piuttosto scadenti, modeste anche come numeri. Le uniche che ancora un po' riescono a trascinare sono quelle sul lavoro, quelle che mettono in atto le organizzazioni sindacali. Comunque non è O una anche gli situazione, studenti, o anche felice, ecco. Gli studenti, oltre che alle organizzazioni. Però ci stavo arrivando, ci sono poi invece altre considerazioni da fare, cioè mentre il tema della pace che qualche anno fa riempiva e come le piazze sembra passato un po' in secondo ordine, studentesse e studenti si mobilitano e meno male, ma su temi molto legati alla loro prospettiva, lo capisco perfettamente, ma diciamo che
sono movimenti, forse perché c'è una crisi generale della politica, non politicizzati come abbiamo conosciuto in altre occasioni in movimenti studenteschi, oppure ci sono le grandi mobilitazioni ambientaliste, ma quelle ormai hanno una loro fisiologia e hanno anche un altro tipo di politicizzazione. Insomma, il tema della pace che dovrebbe stare in cima, come ricorda, e forse è quasi l'unico che lo fa a quel livello, il Papa di Roma Bergoglio, il tema della pace dovrebbe stare in testa a tutto il resto, sta dopo. Senta, vuole dire qualcosa sul fatto, dunque lei prima mi ha citato il popolo pacifista, allora lei ritiene che esista ancora questo popolo pacifista e soprattutto ritiene che le ultime manifestazioni che ci sono state quelle sulla missione in Iraq nel 2004? Sì, ha ragione, domanda purtroppo molto giusta, dico purtroppo, avrei anch'io che ci fosse invece una mobilitazione. Poi mi pare che ci siano in atto proposte di manifestazioni proprio in queste ore, e domani per esempio c'è anche un sit-in promosso dalla sinistra italiana, ma credo che non so più Flint stia facendo un appello per una mobilitazione verso la fine di febbraio. Però non c'è niente a che fare con e a che vedere con quelle incredibili, enormi manifestazioni. Ricordo una manifestazione veramente di grande portata del popolo della pace a Firenze nel 2003. Mi pare poi fondamentale ricordare la marcia della pace Ferruccio Assisi, ma ecco quella che pure è enorme. Poi la difficoltà a connettersi con la più stretta attualità, insomma non c'è quel clima che appunto lei ha ricordato. È anche vero che se vogliamo semplice era un'aggressione motivata da una menzogna, ricordate, no? Menzogna di Bush Jr. e Tony Blair, e ci fu quindi una reazione anche indignata. Questa volta c'è una più complessa geopolitica, perché la NATO è cattiva, ma pure Putin è cattivo, quindi non è facilissimo barcamenarsi nella mobilitazione, non nella coscienza individuale, ci mancherebbe, ma nella grande mobilitazione la geopolitica è diventata più difficile, si è ibridata, per cui non ci sono i buoni e i cattivi, sono tutti cattivi, e questo rende anche più difficile muoversi. Lei catalogherebbe tra i cattivi anche Joe Biden? Beh, in questo caso diciamo che è un cattivo per omissione, nel senso che mi sembra che il ruolo che ci si aspettava da parte dei democratici statunitensi, cioè un ruolo che potesse rovesciare, come dire, l'atteggiamento di Trump, al momento non c'è, anzi, dopo la brutta, sgradevolissima, pessima figura dell'Afghanistan, Joe Biden ne sta infilando un'altra, cioè invece di avere un ruolo di pace sta avendo un ruolo di belligerante, quindi è una delusione. Va bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Vincenzo Vita, presidente dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Grazie.